Bella regà e bentornati qui sul mio canale. Ed oggi siamo qua a parlare di Ta Supreme, regà, che è l'artista più sulla bocca di tutti in questo momento, perché ha appena droppato un album, è uscito ieri sera. E soprattutto, regà, la cosa delle statue nella stazione Termini di Roma e nella stazione centrale di Milano ha messo un botto di hype. Tra l'altro io sono anche andato alla statua di Termini e mi sono anche fatto la foto, che è questa qui. Ed oggi, regà, sono qui a parlare di alcune curiosità su Ta Supreme, circa 5-6. Ovviamente io sono una persona come voi, quindi non è che so molte più cose di quante potreste saperne voi. Ho cercato un po' su Google, quindi vi lascerò anche in descrizione le cose da cui li ho presi. Ovviamente, ragazzi, sono una persona come voi, quindi mi sono informato sul web e quello che ho trovato ve lo sto per dire. Quindi non è che vi andrò a dire segreti di stato, ma cose comunque abbastanza che si sanno, ma comunque qualcuno di voi probabilmente non le sa. Prima di iniziare con il video però, ragazzi, voglio sapere da voi tutti la vostra canzone preferita del nuovo album, o comunque se ce n'è più di una scrivetela, e soprattutto lasciate un like se vi piace Ta Supreme. Le mie preferite dell'album, raga, sono Blantas Wishland e probabilmente Milano, mentre quella che mi piace un po' di meno è Trapper Mai, che in realtà è quella che sta piacendo molto di più, però scialla. E vabbè, niente, raga, io direi subito di partire con il video. La prima cosa, raga, che probabilmente non saprete su Tasu è che è di Roma, precisamente è nato a Fiumicino, e soprattutto, raga, è del 2001, quindi ha soltanto un anno in più di me. La differenza è che io sono qui a parlare di lui e lui è nella top delle classifiche italiane, e secondo me a breve finirà anche in quelle estere. Quindi, raga, essendo del 2001, ha 18 anni ed è impressionante, anche perché comunque io lo seguo da circa un paio di annetti. L'ho conosciuto con il remix della canzone di Fortnite, precisamente Loser, insieme a Sick Luke, raga, e quella è davvero figa, quindi se non l'avete mai sentita vi lascio il link in descrizione, andatela a sentire. Non scordarti che hai mai le sulla fronte. La seconda cosa che non sapete, raga, è che Ta Supreme ha iniziato a fare musica non come cantante. Infatti lui ha iniziato circa a 14 anni, ma il suo obiettivo non era quello di cantare, bensì quello di produrre le basi musicali. E infatti è partito così, facendo ad esempio dei remix alle canzoni di Salmo, anzi ad una canzone di Salmo precisamente. Comunque, raga, ha fatto parecchi altri remix. E quindi il suo intento all'inizio era fare il produttore musicale e non il cantante. Comunque tuttavia, raga, dopo successivamente ha iniziato a cantare e gli è andata anche bene, perché ha una voce molto particolare che sta facendo parlare tutti quanti di lui. La terza curiosità, raga, si collega alla seconda. Infatti Ta Supreme e Salmo si sono conosciuti proprio perché Salmo lo teneva già da un po' d'occhio, avendolo conosciuto grazie al remix della sua canzone, e successivamente l'ha contattato e si sono anche visti dal vivo. Intanto è che Ta Supreme quest'anno ha partecipato anche a Machete Mixtape 4, e ovviamente anche in precedenza aveva già lavorato con Salmo, ad esempio producendogli Perdonami, che è una canzone di circa un annetto e mezzo fa, due. La quarta curiosità, raga, è che Ta Supreme, probabilmente molti di voi lo sanno, ha una sorella e si chiama Sara Mattei, come ovviamente Ta Supreme si chiama Davide Mattei. E da poco, circa da un annetto, anche lei è entrata nel mondo della musica, facendosi anche aiutare dal fratello Davide. Come nome d'arte ha Mara Sattei, quindi ha invertito l'iniziale del nome con l'iniziale del cognome. Probabilmente già l'avete sentita con le due nuove registrazioni, e soprattutto è presente anche nel nuovo album di Ta Supreme, nella canzone Milano, che sinceramente è una di quelle che mi piace di più. Le altre due canzoni sono Nuova Registrazione 326 e Nuova Registrazione 402, che è uscita da poco. Entrambe con la prima sopra alle 3 milioni di riproduzioni e la seconda superiore al milione, quindi un po' freddo. E l'ultima cosa è molto interessante, perché ovviamente si collega anche a una sua canzone, ovvero scuola. Infatti Davide, Ta Supreme, ha smesso di andare a scuola per concentrarsi unicamente sulla musica, e per ora gli sta dicendo bene. Infatti, come dice lui, in scuola non va più a scuola perché non si sentiva a suo agio, non gli piaceva il posto, si sentiva un pesce fuor d'acqua, e la musica lo faceva sentire a suo agio e stare meglio. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non vi dimenticate di lasciare un bel like, soprattutto di seguirmi su Instagram. Mi chiamo TommasoGiannini02, vi lascio tutti i miei social in descrizione, vi lascio gli articoli con cui mi sono aiutato a fare questo video sempre nella descrizione. Se questo video, raga, vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, vi rimembro il like, e niente, raga, bella.